Allora, la sfida di calciotto tra la nazionale del torneo San Nazaro e Maia Bianca e quella del Mazzini in casacca, tutte giovide, avanti ragazzi del Mazzini per 1-0 quando siamo al 15° del primo tempo. C'è una grande punizione qui per Alessandro Olmo, tutto è pronto. Parte Olmo, barriere, ancora il tiro rimpallato, allontana la difesa. Poi ancora un rimpallo e Tavassi la mette giù, ma sbaglia il controllo a seguire. Poi c'è un po' di confusione, ancora Tavassi. Mette giù per Bombernasti, che si gira. Cerca un numero quando c'erano dei compagni liberi da servire e allontana la retroguardia del Bruno Mazzini. Giro! Mazzotta, cambio, vai! Nome di cristallo. Cambio, vai, veloce. C'è un cambio, esce Mazzotta, entra Gulo Di Maio. Mimmo Caprini pronto a rimettere la sfera in gioco. Olmo! Aspetta una mano in mezzo. Lungolina com'è? Sbagliata la rimessa laterale. Però il gioco non era ancora ripreso. Hanno effettuato un cambio anche i ragazzi del torneo Mazzini. Olmo allarga sulla destra per Iamuno che rientra ancora per Olmo. Centralmente cerca un tocco sotto per Nasti, anticipato bene di testa Novellina. Qui Olmo recupera il pallone, può calciare Olmo, il gran tiro, la palla esce di un soffio dalla traversa della porta. Arriviamo all'ultimo minuto di telecronaca con il portiere pronto ad andare al rinvio lungo che scavalca il centrocampo dove c'è Iamuno di testa per Nasti che la lascia poi per Olmo. Novellino non perfetto, comunque la palla termina tra le braccia del portiere che rinvia a lungo in avanti dove Tavassi sbaglia il tempo dell'intervento, poi non ne approfitta l'attaccante avversario e ancora Tavassi, serve Olmo. Non ti fermare, aiutiamolo. I secondi di telecronaca con Antonio Mazzini che avanza. Ottimo qui l'attaccante che si gira, scaglia il tiro rimpallato. Quando siamo dunque 1-0 per il torneo Mazzini, chiudiamo qui il nostro collegamento.